Per il Tribunale dei Ministri di Catania la nave della ONG è entrata in Italia in maniera unilaterale. Salvini, si possono chiudere i porti. La nave della ONG straniera Sea Watch è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della Guardia Costiera. È questa la motivazione con cui il Tribunale dei Ministri di Catania, in merito al caso della Sea Watch il gennaio scorso, ha disposto l'archiviazione per il Premier Giuseppe Conte, per il Vice Premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e per il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. I giudici hanno sottolineato la differenza con il caso della nave della Guardia Costiera 18 che era una nave militare italiana, a differenza della Sea Watch che è un'imbarcazione straniera. Per quella vicenda fu chiesta l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, negata dal Senato. Il Tribunale dei Ministri di Catania ha accolto la richiesta della Procura distrettuale e ha archiviato le posizioni dei quattro rappresentanti del governo. Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole. Bene. Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della Sea Watch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini, ha commentato Salvini.